In diretta, eccoci pronti ancora ad analizzare la situazione dei mercati alla luce di quello che sta succedendo sul fronte del coronavirus, del Covid-19. Ricordiamo che poco fa è iniziato il Consiglio dei Ministri con al centro dell'attenzione il maxi decreto che metterà a punto tutte le norme proprio per arginare in qualche modo a livello economico la situazione dovuta dall'emergenza coronavirus. Naturalmente appena arriveranno informazioni saremo pronti a fornirvele. Io intanto saluto in collegamento con noi Giulio Casuccio, responsabile di Fondaco SGR per quanto riguarda le strategie di investimento e dei multi-asset. Ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno, Buongiorno a voi. allora io le chiederei subito, perché poi andiamo un po' più mirati, cercheremo di dare anche qualche riferimento in questo momento sicuramente complicato per chi vuole investire, per chi opera sui mercati. Prima le chiedo un'analisi del quadro macroeconomico alla luce del Covid-19. Che stia cambiando la situazione, ce ne siamo accorti tutti, a partire dalle abitudini, dagli stili di vita, ma anche ad arrivare alle reazioni dei mercati, chiaramente. Che cosa può dirci da questo punto di vista? No, è chiaro, come vediamo da quella che è stata la dinamica, la debolezza ancora questa mattina dei mercati azionari, che il quadro economico potrà essere, sarà sicuramente in maniera significativa colpita da quello che sta accadendo. Basta del resto, insomma, qui da noi soprattutto ormai affacciarsi alla finestra e immaginare ogni giorno che passa in queste condizioni che cosa significa in termini di costo, di perdita per la nostra economia e quello che giustamente per questioni sanitarie che sono assolutamente prioritarie, ma probabilmente verrà stabilito in queste ore, quindi un blocco ulteriore delle attività produttive va a esacerbare ancora questa situazione. E il timore, che è un po' più di un timore, è quello che tale situazione si rifletterà e si replicherà anche in altri paesi europei. È già successo in Cina e adesso stanno gradualmente, molto gradualmente, riavvicinandosi alla normalità. E l'unica incognita forse rimane su quello che potrà accadere negli Stati Uniti, se quanto saranno in grado di limitare Sì. i danni da un punto di vista economico di quello che sta accadendo e se magari impareranno dall'esperienza italiana in primis e vediamo come farà il resto dell'Europa. I mercati stanno reagendo a questo, anche considerando due aspetti importanti, purtroppo entrambi non positivi, da un lato che si è entrati in questa situazione tra la fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno in Cina e poi in Europa, in una condizione già di debolezza del quadro macroeconomico, perché ricordiamoci che già i numeri europei degli ultimi trimestri passati, dell'anno passato, erano stati di forte rallentamento, negativi in alcuni casi. Gli Stati Uniti a loro volta avevano comunque subito un rallentamento della crescita che era già in parte avvenuto, in parte prevista ancora per questo trimestre, e la Cina stessa era sostanzialmente vicino a quella soglia del 6% che è il target minimo, anche qualcosa di meno di crescita. Quindi tutti questi danni, tra virgolette, all'economia vanno a colpire un quadro globale che era già fragile e vulnerabile anche per via, insomma, di ormai diversi mesi, forse più di mesi, un anno, 2 anni di guerra commerciale che comunque aveva avuto un costo per l'economia globale. E l'altro aspetto è che, nonostante gli sforzi più intensi o meno intensi, ma delle banche centrali in giro per il mondo, sappiamo bene, e purtroppo ci stiamo scontrando anche in questa realtà, che lo spazio di manovra delle banche centrali è ormai molto limitato, per via dei tassi di interesse già negativi o molto bassi ormai a zero negli Stati Uniti, negativi in Europa, per via del fatto che i bilanci delle banche centrali erano già stati ampliati, poi c'era qualche tentativo di restringerli, soprattutto negli Stati Uniti, ma comunque non in maniera molto, molto limitata, per cui le armi sono spuntate, o più che altro lo spazio di manovra è limitato. Tutto il peso rimane sulle politiche fiscali, dove ci sono, con grandi differenze tra i vari paesi, però spazi di intervento, e quello che in parte il mercato ovviamente può aspettarsi adesso, anche se è chiaramente difficile che questo possa evitare qualche tipo di recessione in questi Certo. mesi. Poi il punto sarà, quanto sono la recessione, chiudo.
a forma di V, come si dice tecnicamente, cioè breve, tecnica, un trimestre o due, poi una ripartenza veloce, o quanto potrebbe portare questo ciclo molto lungo, espansivo, al termine, quindi una recessione vera e propria, è chiaramente più difficile anche per un recupero nel breve periodo. Certo, guardi, lei con la sua introduzione effettivamente ha toccato i punti fondamentali, ha anche parlato delle banche centrali che chiaramente in questo momento hanno trovato anche un modus operandi coordinato, questo era chiaro, insomma hanno lanciato questa azione coordinata dopo la decisione peraltro della Fed di ieri di riportare i tassi a zero, però lei ha nominato anche un'altra parolina magica, quella delle politiche fiscali da parte dei vari governi. È chiaro che in questo momento tutto quello che si stava facendo prima evidentemente viene accantonato, però è necessario proprio per il quadro macroeconomico già insomma, negativo che c'era prima dell'emergenza del coronavirus, è necessario, dicevo, che purtroppo le cose si portino avanti parallelamente, cioè l'aiuto delle banche centrali sì, ma i governi devono insomma in qualche modo stringere i denti e dare delle risposte anche da quel punto di vista. Assolutamente. Ecco, non sarà facile, questo è chiaro, ci rendiamo conto, ma altrimenti ci ritroveremo ancora una volta nella situazione di partenza con le banche centrali che non possono essere le uniche ad agire. Insomma, lei l'ha detto benissimo, quindi sarebbe stata la mia prossima domanda, ma l'abbiamo riassunto in una sola che è assolutamente più idoneo, visto che devono andare a braccetto le due questioni. Da questo punto di vista, quindi, proprio anche confrontandoci con un periodo complicato, e mi rendo conto anche qui che è anche complicato riuscire a dare delle risposte da parte vostra, perché chiaramente non sappiamo quanto durerà questa crisi, quando finalmente potremo sentirci liberi di rifare quello che facevamo fino a un mese fa. Però le chiedo se ci sono degli asset class, visto che lei insomma si occupa di questo, che potrebbero resistere di più a questo urto, e invece se bisogna lasciar perdere qualcosa perché già si sa che insomma risentirà particolarmente invece della situazione attuale. Certo, è ovvio quanto sia difficile in un momento come questo, ma lo è in primis per noi, ma condividiamo anche le incertezze e le difficoltà. Ma da un lato un elemento importante sempre, un po' la visione temporale, è lo stomaco, cioè l'avversione o propensione al rischio di ciascuno di noi, di ciascun investitore. Nel breve, brevissimo, dove a questo punto può significare 1 o 3 mesi, è molto molto difficile, quindi fare investimenti di carattere speculativo, interventi di emergenza opportunistici, in questa situazione è molto complicato. La cosa più razionale e probabilmente più saggia è quella di guardare un pochino più avanti e pensare dove potremmo essere tra 6 e 12 mesi e cominciare a posizionarsi in quell'ottica. E da questo punto di vista, i mercati azionari cominciano a scontare parecchie cattive notizie, come abbiamo insomma, provato a spiegare nell'intervento precedente. Chiaro, non è questo il momento per essere, diciamo, contrario rispetto al mercato, andare a comprare a mani basse mercati, insomma, azioni o mercati o indici azionari, però cominciare una politica eventualmente di accumulazione molto molto graduale potrebbe avere un senso, nel senso che è difficile capire e probabilmente non è opportuno adesso dire che abbiamo visto i livelli peggiori. Però, ripeto, cominciare ad accumulare un pochino per volta da qua ai prossimi 2 o 3 mesi per avere poi una posizione che possa far bene quando il mercato tornerà a normalizzarsi. Ricordiamo che i mercati azionari soprattutto sono molto rapidi nel scontare qualsiasi cambiamento. Oltre al fatto che comunque su notizie abbiamo visto in questi giorni, i mercati si muovono di 5, 7, 10 punti percentuali in una direzione o nell'altra anche reagendo a notizie e annunci. Per cui, ripeto, con molta gradualità ma un po' di accumulazione anche sulla parte azionaria potrebbe sicuramente aver senso. Sì. Tradizionali beni rifugio l'oro, anche se è stato un po' discontinuo dopo un rally importante, però in termini di protezione può continuare ad avere un senso in un portafoglio, assolutamente. Di meno sulle valute, perché vediamo il dollaro in una situazione particolare, potrebbe, come già fatto un po' nel breve, non rafforzarsi, non fornire il solito contributo di protezione, cosa che vediamo un pochino di più da parte dello yen. Quindi Sì. quelle possono essere un po' di indicazioni. Sui mercati azionari sicuramente gli Stati Uniti hanno un'economia molto più dinamica, purtroppo per noi europei, quindi si può pensare di privilegiare i mercati americani anche se quegli azionari europei sono scesi di più, quindi forse è anche un punto di ingresso un pochino più interessante.
Da non tralasciare la parte emergente, la Cina e l'Asia in particolare, semplicemente perché ha iniziato prima e quindi potrà uscire prima da questa situazione. Sappiamo che hanno comunque, soprattutto se pensiamo alla Cina, strumenti di politica economica a tutto tondo, così la distinzione tra politica monetaria, fiscale, economica, sappiamo è meno netta di quello che nei paesi occidentali, però avranno forse anche gli strumenti, il modo per uscire in maniera un pochino più rapida da questa situazione. Va bene. Semplicemente perché hanno iniziato prima e hanno strumenti forse più efficaci nel breve periodo. Va bene, dottor Casuccio, io la ringrazio e la saluto con l'augurio magari di sentirla presto per magari andare un po' più nel dettaglio della gestione dei portafogli, se è d'accordo, perché poi adesso è un Assolutamente. momento, insomma, in cui è giusto raccogliere le idee, però a breve dobbiamo anche noi cercare attraverso voi di dare delle linee guida quanto più mirate. Poi è chiaro che navighiamo sempre tutti a vista in questo momento ancora di più. Quindi io la Sì, ringrazio. aggiungo da Sì. italiano che i BTP a questi livelli possono essere una buona scommessa sul nostro paese, ecco. Va bene, va bene. È sempre buono usare una frase di buon auspicio anche al termine dei collegamenti in questo momento. Grazie mille a Giulio Casuccio, FondaQSGR, Grazie per a essere voi, stato arrivederci. con noi. Adesso abbiamo fatto un quadro macroeconomico che serve sempre a inquadrare la situazione, come dicevamo, però andiamo più mirati nel discorso del trading, visto che naturalmente molti di voi che ci seguono vogliono sapere qualcosa anche più dell'operatività. Allora, dovrebbe già essere collegato con noi Guido Albi Marini, fondatore e presidente di Joross Fair Trading, che saluto e ringrazio per questo collegamento. Buongiorno, mi sente? Assolutamente sì, e la vediamo anche in foto in questo momento, ma insomma la voce è molto chiara. Grazie per questo collegamento. Io ho detto subito, andiamo mirati in quella che è l'operatività, perché è un momento delicato, in cui ovviamente lo sa meglio di me, gli investitori tradizionali hanno perso anche notevolmente in certi casi e soprattutto non si riesce ad avere magari una visione d'insieme che possa dare ben chiaro il quadro della situazione. Io lo continuo a ripetere, però è fondamentale, insomma, soprattutto quando si parla di investimenti. Le faccio subito una domanda: il trading online in che stato di salute è in questo momento? Ottimo. Allora, il mio collega Casuccio ha parlato di orizzonte a breve 3 mesi. Io parlo orizzonte a breve 5 minuti. Quindi chiaramente siamo in condizioni completamente diverse. E Sì. la differenza è fondamentalmente, l'abbiamo sentita, se abbiamo ancora l'eco delle sue parole, si parla di previsioni, ipotesi. Una serie di se. Il trading invece utilizza i comportamenti, analizza in quel momento i comportamenti di quel momento, quindi delle persone che sono sotto stress in questo momento, per esempio, tradando, Sì. e hanno certi comportamenti. Quei comportamenti da chi è bravo vengono analizzati e ci si mette in corrente favorevole proprio grazie a questi movimenti. Ho molti colleghi che hanno definitivamente, se normalmente guadagnavano, portano a casa il 100% in un mese rispetto al margine richiesto per l'operazione, stanno parlando del 100% ogni 7 giorni, ma non perché vanno short, attenzione, perché si adeguano nel breve a questa volatilità molto alta che quindi porta in breve tempo certi movimenti in certe direzioni. Ma questo quindi potrebbe rappresentare, noi di solito quando parliamo di alternative le definiamo un po' un piano B. Se allora io ho iniziato il collegamento dicendo in questo momento ci sono degli investitori che hanno avuto anche delle perdite notevoli, quindi hanno magari dovuto rivedere o stanno rivedendo il loro piano di business, no? Il loro piano di investimento. Questo potrebbe essere il classico piano B. Esattamente, io voglio dire una cosa, io sono infuriato perché questo tipo di domande, non con lei ovviamente, questo tipo di domande devono essere fatte con anni o semestri di anticipo rispetto a quando succedono. Perché portafoglio di tipo tradizionale lo si può proteggere benissimo, perché se si comprano dei titoli strettamente correlati al mercato, per esempio all'SPY, e ci si copre comprando delle put che vengono a loro volta coperte con delle call in maniere particolari, quando c'è un crollo di questo genere scattano le put, le quali però non hanno penalizzato molto il rendimento, o quasi niente, come dicevo prima, nel caso che i mercati vadano su, ma è un'operazione che si deve fare da prima. Quindi gli investitori devono sapere bene che non è il se succederà qualcosa, ma semplicemente quando, e quindi non si può poi mettere, correre dietro, diciamo, a queste cose. E in questo caso io invito proprio gli investitori
a fare una riflessione dove si può lavorare ad anticipo utilizzando appunto un piano B. Piano B è quello che ci sforziamo di insegnare, perché si può lavorare benissimo sul trading proprio con intervalli molto più brevi. È chiaro che c'è da studiare, non è che domani mattina si diventa trader, però sicuramente è qualche cosa che ci tiene completamente decorrelati da qualsiasi previsione verso il meglio o verso il peggio dei mercati. L'importante è che esistano i mercati. Mi permetta un parallelismo che non è neanche fin troppo azzardato, è un po' come quando in politica diciamo che si trovano le soluzioni solo quando c'è l'emergenza, no? E invece bisognerebbe pensarci prima, è la stessa cosa, vale un po' lo stesso concetto. Se vogliamo rimanere negli investimenti, sì. Se vogliamo parlare di trading non abbiamo questo problema, perché io posso spegnerlo oggi e accenderlo tra una settimana, certo, e riprendo uguale. Certo, cioè, e sul quindi, trading qual è il suo... Certo, assolutamente, assolutamente, perché è diversa ovviamente l'azione, ma sul trading qual è quindi il suo consiglio su tutti? Io lavorerei definitivamente su intervalli brevi, tradare veramente intraday in questo periodo, perché siamo a distanza di un tweet o di una notizia per avere una variazione in senso opposto che ci può cogliere impreparato, se già consideriamo un trading giornaliero, cioè metto un trade la sera e poi esco il giorno dopo, perché potrebbe invertirsi completamente. Qua è un problema, è un punto di osservazione, è la quantità di acquisti rispetto di compratori veri rispetto a quanti venditori veri li vogliono servire, cioè che possono soddisfare questa domanda. Quando c'è lo squilibrio c'è il movimento, questa inversione potrebbe capitare velocissima, e quindi se io sono, è un punto improvviso della giornata, per cui se io sono su intervalli molto brevi, la mia percentuale, la mia casistica mi dice che è molto difficile che proprio quando sono in posizione arrivi una di queste notizie. Ok, va bene, quindi riassumendo, come guardare al futuro secondo lei, insomma, fermo restando che non abbiamo la sfera di cristallo, però insomma diamo delle indicazioni, investimenti e trading sono due cose diverse, questo lo sappiamo anche noi, investimenti punto numero uno del decalogo e trading punto numero uno del decalogo, e poi la saluto. Punto numero uno del decalogo è guardare anche le commodities, e lavorare, sì, sugli spread delle commodities, che è un lavoro meno impegnativo rispetto al trading intraday. Due, giocare sempre d'anticipo, capire che ci sono i giornali riportano la superficie di quello che invece può essere fatto, per cui di non farsi lasciare influenzare negativamente dai giornali, ma riflettere se uno veramente il proprio denaro se lo vuole imparare a gestire e non farlo gestire a terzi. Ecco, l'ultimissima cosa, Guido Albimarini, visto che ovviamente lei l'ha ribadito anche nel suo collegamento, avevamo già avuto modo di parlarne anche quando ci era venuto a trovare in studio, sì. La formazione ovviamente è alla base di tutto, potrebbe essere questo un momento buono per formarsi, per studiare, vista la situazione dei mercati? Grazie per la domanda, io non volevo mettere questo argomento in mezzo perché abbiamo... offerto delle situazioni, ci è stato detto che eravamo gli approfittatori eccetera, in realtà è come dire che una farmacia è lì, quando uno ha comprato la medicina poi si lamenta col farmacista perché gli stanno la medicina. Effettivamente in questo periodo, voglio dire in due mesi, si può diventare, cominciare a vedere dei risultati concreti se accompagnati fisicamente da noi dal punto di vista di trading, soprattutto nelle commodities, si può incominciare a, senza, con pochissimo rischio veramente, si può cominciare a fare un cammino che ci libera completamente da accadimenti, speriamo che questo finisca presto, ma anche nel futuro accadimenti a più di livello più piccolo, più localizzati, cioè l'importante è non dipendere da qualcosa che non dipende da noi. Certo, a quel punto pigliarci in pieno la responsabilità di quello che facciamo. Sì, 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 non dipende da qualcosa che non dipende da noi e che soprattutto non possiamo controllare ai noi, perché sennò sarebbe più semplice parlarne. Allora, io la ringrazio Guido Albimarini, naturalmente a presto con altri suggerimenti che sono sempre ben accetti. Buona giornata. Grazie Manuela, grazie sempre. Grazie, buona giornata. Allora, abbiamo parlato del quadro macroeconomico, abbiamo parlato del trading, tra poco torniamo in diretta con Andrea Cartisano, restiamo sui mercati e a questo punto ci buttiamo proprio sull'analisi di titoli indici a vostra scelta, quindi aspettiamo i vostri messaggi.